L'Italia vola, 3 vittorie su 3 partite giocate, liquida anche la pratica Serbia e lo fa soprattutto grazie a questo ragazzo, Roberto Russo, lui che abbiamo definito maestoso per raccontare la tua prestazione a muro, ma non soltanto. Esagerata, grazie comunque. No, l'importante era vincere, mi fa piacere che ho dato una mano alla squadra. Dovevamo riuscire a vincere con la Serbia per il primo posto nel girone, adesso ci aspettano Svizzera e Germania, però ecco, intanto godiamoci questa vittoria e poi pensiamo alle altre. La tua voglia di riprenderti quell'europeo che hai dovuto guardare davanti alla TV nel 2021 sta facendo la differenza, tu che poi sei diventato campione del mondo, ma vuoi diventare campione d'Europa con loro? Sì, voglio vincere con i ragazzi, loro hanno vinto 2 medaglie, io ne ho solo una, quindi devo riuscire ad avere la seconda anch'io, però sono felice di come stiamo giocando, lavoriamo sodo e questo penso si vede anche quando scendiamo in campo. Fabio, vuoi vincere la seconda medaglia, ma loro poi vincono la terza, quindi non li raggiungi, come si fa? Questo è un modo per cercare di vincere sempre altre. No, l'obiettivo è quello lì di andare più in fondo possibile, se poi arriviamo a medaglia ben venga, noi ci lavoriamo su. Avete vinto 3 partite per 3-0 e visti anche gli altri risultati del girone, con oggi siete qualificati alla fase successiva matematicamente. Però c'è ancora la Svizzera, ma soprattutto la Germania. Che cosa temete della Germania? Sì, ma prima di pensare agli avversari, questo girone ci serve anche per cercare di migliorare il nostro livello. Perché poi quando c'è la fase che conta, eliminazione diretta, comincia a essere impegnativo, però ecco, sappiamo che la Svizzera forse un po' meno, però ecco, non dobbiamo sottovalutare assolutamente, e poi la Germania con una squadra molto forte. Ecco, noi dobbiamo pensare al nostro gioco e vediamo cosa succede. Ci ha colpito molto, Roberto, uno dei tanti gesti di Fefe De Giorgi. Ha sbagliato una battuta Yuri Romanò e Fefe ha fatto questo gesto con le mani, come per dire pensiamo sempre, subito, oltre. Sì, in ritiro ci abbiamo lavorato un bel po', il fatto di all'errore pensare subito alla palla dopo. Stiamo lavorando ancora anche quando giochiamo, perché poi in campo viene più difficile naturalmente. Però ecco, l'importante è non fermarsi alle prime difficoltà e cercare di risollevarsi anche quando si sbaglia qualcosa. Siete belli da vedere per chi ama la pallavolo, ma anche per chi la conosce relativamente. Questa è un'Italia bella da vedere, oltre che vincente. Mi fa molto piacere, però ecco, ancora dobbiamo migliorare e lavorare tanto. Fabio, sono venuto a vedere i vostri allenamenti, è veramente bello e anche interessante vedere come vi allenate. Al di là della qualità proprio dell'allenamento, quello che colpisce è la serenità, la tranquillità con cui vi allenate e soprattutto il sorriso che mostrate. La cosa che più mi fa piacere è che comunque voi, al di là del sorriso, siete sempre molto concentrati e dietro al direttivo dell'allenatore. Sì, il merito anche dello staff che ci mette sempre di buon animo, ecco. Poi tra di noi ragazzi stiamo molto bene, quindi non troviamo difficoltà, non ci sono nemici assolutamente. Anzi, voglio salutare Anza, che ci manca e spero torni presto con noi. Quindi ecco, stiamo bene, cerchiamo di lavorare. Grazie Roberto Russo. Grazie, Roberto. Ci uniamo ai vostri saluti, un in bocca al lupo a Simone Anzani, mentre accogliamo qui con noi Simone Giannelli. Abbiamo finito gli aggettivi, Simone, abbiamo finito i superlativi da riferire a te. Allora Maurizio Colantoni con Andrea Lachi Lucchetta oggi ti ha definito poeta per raccontare quello che tu sai fare con queste mani, ma non solo al servizio dei tuoi compagni, anche di prima intenzione. Sì, vabbè, grazie mille, sicuramente è sempre un po' troppo, io cerco di stare attaccato a quello che serve da fare per la squadra, questa è la cosa più importante sicuramente. Quando c'è bisogno di qualche in più, punto in più da parte mia, provo a farlo per la squadra, ecco. Ogni tanto riesce, ogni tanto no, io ci provo sempre. Ragioniamo e ragionate sempre ad occhi chiusi, spesso vi dice Fefe De Giorgi, tu lo fai sempre, ragioni e sai dove dare quel pallone che questa sera ti è arrivato quasi sempre perfetto. Sì, non sempre, a dire il vero. Quasi. Non sempre, no, i ricettori sono stati superlativi loro sono stati superlativi perché mi hanno permesso di sviluppare il gioco un po' come volevo io.
sicuramente c'è tanto studio dietro, c'è tanta preparazione alla partita e poi c'è anche un po' di improvvisazione, ovviamente un po' di creatività non guasta mai. Fabio. Simone, io sono venuto a vedere anche gli allenamenti mattutini vostri e mi sono divertito tantissimo, soprattutto a vedere il 3 contro 3 che fai ad apprezzare anche le tue qualità di attaccante. Allora tutti dicono Simone fantastico nel gestire i propri giocatori, fantastico perché tira fuori dal cilindro anche alzate fantastiche e bellissime, però io ho visto un Simone assolutamente sorridente ma anche molto concentrato in un fondamentale che si vede poco ma che è molto importante, che è quello della difesa. Tu, nonostante la tua altezza oltre i 2 metri, sei una persona che sa essere umile e sa anche difendere tantissimo. Sì, questo è un punto, sono contento che tu l'abbia notato perché è un punto su cui lavoro costantemente, no? Perché la difesa e la copertura è la cosa, diciamo, che mi riesce meno con naturalezza, diciamo, no? Quindi quella devo sempre metterla dentro con costanza, con lo sforzo mentale. Appena la lascio un attimo, essendo alto, essendo insomma avendo questo fisico qua, no? Non è molto semplice per me, però è una cosa che so che aiuta molto i miei compagni, aiuta molto l'intensità della squadra, e quando io riesco a metterla dentro, riesco a produrre gioco, produrre difese, so che la mia squadra va ancora più forte e anche loro danno ancora di più, perché insomma se io mi lancio sempre, loro si lanciano sempre anche loro, quindi sì. È qualcosa che mi costa fatica ma lo faccio veramente con gran voglia. Tenere sempre in temperatura i tuoi compagni, lo abbiamo visto con la via, 2 pipe consecutive nel terzo set che hanno veramente messo e blindato la partita. Sì, sono episodi poi, no? Come dicevo prima, non è tutto studiato a tavolino, poi un minimo di creatività c'è sempre, un minimo di istinto sul momento c'è sempre vado anche in base un po' a in quel momento il feeling che ho con gli attaccanti. Vuoi salutare con noi i nostri telespettatori? L'appuntamento è lunedì, cioè la Svizzera, salutiamoli insieme. Saluto tutte le persone che ci hanno guardato, che ci hanno tifato, che sono insieme a noi, che soffrono insieme a noi soprattutto. E niente, ci vediamo al prossimo appuntamento che è? Lunedì. Noi ci saremo, anche voi, grazie Fabio Vullo. Grazie a te Simona. Grazie davvero, Simone. E buon proseguimento su Rai 2 con i nostri programmi, arrivederci.